ci eravamo visti a Pesaro ed era andata bene. Oggi immagino che nella sua regione, non proprio la stessa zona, però insomma nella sua regione, una vittoria del genere, costruita dal 2-0 al 2-3, valga qualcosina in più. In classifica sono sempre 3 punti, però. Sì, sono le classiche gare, no? Dove si dice che i punti possono anche valere doppio, ma la realtà è questa, insomma, quando siamo a così poche giornate dalla fine, questi scontri diretti diventano determinanti. Poi comunque, insomma, fiducia perché eravamo sotto di 2 gol, ma eravamo davvero tutti fiduciosi sulla prestazione, perché insomma siamo convinti che il gruppo. Tutto il lavoro che ha fatto il presidente Chierchia, i direttori, insomma, ci ha messo oggi veramente nella condizione di avere un gruppo diverso, più solido e mettere l'allenatore nella condizione di fare bene. Ecco, Presidente, il tecnico Guidi ha ringraziato la società per tutto, ma soprattutto anche per l'ultimo acquisto, no? Jacoponi, segno di grande bontà, un segno di grande bontà anche per il futuro di questa società. Sì, la società, insomma, come avete visto nelle scorse settimane, comunque, nonostante le difficoltà note a tutti, è riuscita ad adempiere tutti i suoi impegni e lo farà nella prossima settimana. È un momento importante per la stagione e sicuramente è riuscita, appunto, a mettere a disposizione dell'allenatore un gruppo valido. L'allenatore anche oggi ha potuto fare, ha cambiato modulo 3 volte, ha cambiato i calciatori, insomma, è riuscito a mettere in campo tutto quello che è lo sforzo tecnico che la società gli ha messo a disposizione. Ci crede? Quanto ci crede questa alla salvezza? Adesso è un po' più vicino, siamo ancora troppo lontani. Ma noi dobbiamo credere di continuare a giocare in questo modo, magari prima possibile toglierci appunto dai bassi fondi della classifica. Adesso abbiamo 4 gare, se non erro 3 in casa. E nei prossimi 10 giorni, quindi credo che già alla fine del mese si potrà fare un po' un sunto di quella che è la stagione del Teramo. Dopo il 2-0, alla fine del primo tempo, ci credeva che il Teramo potesse strappare questa vittoria pesantissima? Ma ci credevo perché anche negli ultimi 15 minuti del primo tempo in campo ci siamo stati noi, insomma, voglio dire, siamo stati sfortunati nel prendere un gol dopo pochi secondi e poi il rigore, insomma, non ho visto bene, ma insomma, comunque la squadra però c'era e abbiamo rischiato il pareggio già alla fine del primo tempo, insomma, quindi complimenti a tutti in questo momento, all'allenatore, alla squadra e alla società. Io prima con Guidi ho detto se i punti fossero 37, mercoledì sarebbe un match point. I punti sono 28 e quindi con la Pistoiese è un set point. No, non c'è, qua non c'è, No? no, assolutamente no, non c'è point, qua tocca, come ho sempre Si detto, gioca a calcio. si vive la giornata, a parte che si gioca a calcio, quindi si vive la giornata e ogni volta tocca prendere di buono quello che succede nel bene e nel male, perché anche quando succede qualcosa, anche la discussione che è stata più volte rimarcata fra me e il mister A Imola. Imola, Che è successo? è successo che comunque sia chiedevo una prestazione differente ai ragazzi, la società ha fatto presente e oggi forse anche le discussioni, magari poi se fatte fra persone che si stimano, cioè, portano un risultato positivo. Questo penso possa essere la cosa. Ecco, Presidente, cosa le è piaciuto di più di questo Teramo oggi? Chiaramente il risultato sì, ma cos'altro? Poi si aspettava questa vittoria? Allora, sinceramente, prima della partita, se mi dicevano firma per un pareggio, avrei firmato perché era mantenere distante la Viterbese comunque sia a 4 punti, se non sbaglio. Oggi siamo a 7 punti dalla Viterbese e quindi sono strafelicissimo di questa vittoria. E quello che mi è piaciuto in particolare, cito un ragazzo su tutti che è Rossetti, che non l'abbiamo visto per parecchio tempo perché veniva dall'operazione e abbiamo capito quanto può essere importante anche un calciatore che ci dà centimetri, che ci ha dato qualità, ha dato qualche calcio quando serviva e quindi ecco, oggi mi va di citare Rossetti perché ha messo grinta e forse ha trascinato anche i compagni sotto questo aspetto. Ecco, 2022
in cui il Teramo non pareggia mai, o vince o perde. Per fortuna per il momento ne ha vinte tre, ne ha perse due, però spesso e volentieri, magari anche per raggiungere un risultato, ogni tanto qualche punto lo si può conquistare invece di lasciare tutta la posta in palio. Questo forse è l'ultimo step? No, l'ultimo step è il 2022 e finalmente festeggiamo un rigore. Ah, questo è anche vero. Un rigore a favore, magari speriamo che sia l'inizio di una lunga serie. Questa ovviamente è sempre una battuta, ma oggi abbiamo preso un rigore a favore nettissimo, magari un po' di ingenuità con quello che abbiamo preso contro, un po' più di attenzione, non c'era bisogno di prendere rigore. E 2022, quindi speriamo che si continui in maniera positiva. Sul pareggio forse sono pure un po' le caratteristiche della squadra, no? Che va, una squadra che va e si propone, quello abbiamo sempre detto, una squadra propositiva, con il rischio di prendere qualche ingenuità, senza togliere nulla a nessuno. Con Simone Iacomoni speriamo anche di risolvere questo problema e magari dare quella qualità e quell'esperienza che magari può aiutare tutto il reparto e a migliorare questa cosa, senza mancare rispetto ai ragazzi che ci sono. Da Codro Mazzeo oggi non c'era, al più giovane Furlan, a Pinto e a Soprano, che hanno tutta la mia stima e sono ragazzi che veramente ce la stanno mettendo tutto.